Si è aperta oggi con il primo giorno di vernice la 18ª edizione della Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia. Il Laboratorio del Futuro è il titolo dell'esposizione che mette al centro il continente africano, scelto dalla curatrice Leslie Occo, fortemente voluto dal presidente della Biennale Roberto Cicutto, entrambi presenti oggi, capace di interpretare i segnali dell'architettura partendo dal sud del mondo. Due parole, 10 parole. 10. It's a laboratory. Ma non nel senso convenzionale, più nel senso di una postazione di lavoro, nel senso che non è che le provi, non è che l'esperimento basta, però ci lavori proprio. La curatrice spiega così la scelta di puntare sull'Africa. Non è comune che i padiglioni rispondano precisamente al tema della curatrice, e invece questa volta l'hanno fatto. È stato interessante perché hanno risposto collegando anche temi che non hanno a che fare con Africa, con non Africa. Venezia per me è un posto di estrema ibridazione. Quindi il leone è anche il simbolo che noi siamo stati a Venezia, Venezia è stata da noi, siamo intrecciati l'uno con l'altro. Ecco come e perché venire a visitare una mostra che sta già facendo parlare di sé al mondo. Venite con una mente aperta.